Ciao a tutti, bentornati su RPG Maker MV qui con il vostro Shido Lionheart. Nello scorso episodio o negli scorsi episodi abbiamo comunque visto come creare una mappa del mondo e come creare la tenda in stile Final Fantasy. Vi consiglio di andare a vedere i tutorial. Come sempre in descrizione trovate tutto, la playlist, il link per iscrivervi al canale e naturalmente il link dei miei social. Ma adesso andiamo avanti con il tutorial. Allora, innanzitutto dovete sapere che questo tutorial è in parte collegato ai precedenti da me citati, solo perché negli eventi li ho un po' collegati, ma vi dirò quali sono i punti collegati, quindi se volete potete anche non inserirli. Quello che andremo a fare oggi è l'interno della nostra aeronave. Come ben sapete, normalmente su RPG Maker questo non è possibile di default, ma ho creato un modo tramite eventi che ci permetterà di creare appunto l'interno di un'aeronave. Innanzitutto dovremo creare naturalmente la nostra aeronave, io l'ho inserita già qui, e inoltre ci servirà la mappa che sarà la nostra aeronave. Io ho scelto questa, è una mappa prefatta, alla fine voi realizzate la vostra aeronave come meglio preferite nel vostro interno. Dopodiché una mappa vuota, naturalmente che io ho chiamato attesa, perché ci servirà questa mappa per trasferire il giocatore dall'aeronave alla mappa del mondo e così via. Vi consiglio naturalmente di utilizzare un tile passabile, io ho messo l'erba, per realizzare la mappa di attesa. Allora, innanzitutto andiamo nella nostra tabella di eventi, assicuriamoci di avere un evento parallelo che si trovi sotto il personaggio, è indifferente, l'importante è che non lo tocchi perché è un evento di check-in se vogliamo. E negli eventi dobbiamo inserire questa cosa qui. Allora, innanzitutto dovremo avere due variabili, adesso ve le faccio vedere. Le ho chiamate aeronave Y, aeronave X e aeronave ID. Mi raccomando, se nello scorso tutorial avete visto come creare la mappa del mondo, vi consiglio di naturalmente avere due variabili separate per l'aeronave che va a indicare la sua posizione nella mappa del mondo e l'ID delle aeronavi che creeremo in questo tutorial. Devono essere delle variabili diverse, quindi ho creato delle nuove variabili per aeronave X, aeronave Y e aeronave ID. Ok, queste due variabili dovremo darle delle opzioni. Innanzitutto dovremo avere una condizione se, la condizione se sarà se l'aeronave è guidata, quindi l'evento si effettuerà soltanto nel momento in cui ci troveremo sopra l'aeronave. Dobbiamo creare due condizioni se in contemporanea. Innanzitutto, se l'aeronave è guidata, e all'interno di questa condizione se un'altra condizione se, cioè se il bottone shift è premuto. In questo modo noi entreremo nell'aeronave soltanto quando premeremo il tasto shift. Dopodiché dovremo inserire un controllo variabili aeronave ID uguale all'ID della mappa, un controllo variabili aeronave X uguale alla posizione X del giocatore e un controllo variabili aeronave Y uguale alla posizione Y del giocatore. Questo servirà a come posso dire, a registrare la posizione dell'aeronave nella mappa attuale, e sarà importante nel momento in cui noi andremo a ritornare nella mappa del mondo. Dopodiché mettiamo un fade out screen per far mettere lo screen tutto nero, per far diventare insomma lo schermo nero, e dopodiché dobbiamo trasferire il giocatore nella mappa di attesa. Per quanto riguarda la mappa del mondo non serve altro, ricordatevi, processo parallelo. Nella mappa di attesa invece dovremo creare un evento in autorun, quindi che si che è diverso dal processo parallelo, cioè parte da solo. In questo evento dovremo innanzitutto digitare get on off vehicle, che è un comando che trovate qui negli eventi comandi, ora non ricordo dove, ecco qui nella pagina 2, che serve per uscire e entrare dal veicolo attuale. Trasferirsi da una mappa alla mappa di attesa permetterà a noi di uscire dal veicolo anche se ci troviamo sopra il mare o sopra le montagne, dove normalmente non si può uscire dal veicolo, e qui sta il trucchetto. Dopodiché dobbiamo aspettare 10 frame
Nel mio caso ho messo le switch tenda e mappa del mondo off e Ras Picture 1, 2, 3, 4 e 5 perché fanno parte degli eventi della mappa del mondo e della tenda. Quindi se voi non avete inserito degli eventi mappa del mondo e tenda, da qui a qui potete anche evitare. Però se avete anche voi seguito i miei tutorial e creato la vostra mappa del mondo e la vostra tenda, ricordatevi di inserire off queste due switch e di cancellare tutte le immagini che fanno parte della mappa del mondo. Dopodiché dobbiamo inserire set vehicle location, cioè la posizione dell'aeronave. La troviamo qui, se non sbaglio, eccola qui, set vehicle location, e possiamo dargli la designazione con delle variabili. E appunto noi gli daremo le variabili aeronave ID, aeronave X e aeronave Y. Quindi qui daremo come ID la variabile aeronave ID, come X l'aeronave X e come Y l'aeronave Y, che adesso vi ricordo ha i valori della mappa del mondo, perché l'abbiamo inserito prima. Ok? In questo modo l'aeronave si teletrasporterà sulla mappa del mondo. Dopodiché trasferisce il giocatore appunto dove vogliamo, cioè sull'aeronave. A questo punto possiamo inserire un fade in screen e un cancella evento. In questo modo lo schermo tornerà visibile. E noi ci troveremo appunto nella nostra aeronave. Ok? Ora per tornare nella mappa del mondo noi dovremo creare appunto l'evento che ci permetterà di tornare direttamente sull'aeronave nella mappa del mondo. In questo caso io ho fatto finta che questo tipo il computer di bordo dove quando uno ci clicca dice vuoi navigare? Sì, ok, torna nella mappa del mondo. Ricordatevi che in questo caso di mettere la priorità allo stesso livello del personaggio e che è possibile attivare l'evento con il bottone di azione. A questo punto io ho inserito un testo con su scritto vuoi navigare? È una scelta sì o no. Nella scelta no non ho messo nulla naturalmente, ma nella scelta sì ho inserito un fade out screen, trasferisci il giocatore dove si trova l'aeronave, quindi sempre nell'aeronave D, aeronave X e aeronave Y come variabili, come abbiamo fatto con l'aeronave. Dopodiché ho inserito il get on off vehicle che ci permetterà di salire sul veicolo, un attendi 60 frame. E poi un fade in screen che servirà a far tornare lo schermo visibile. Se avete seguito tutti i passaggi senza problemi, vi ritroverete con il giocatore che potrà entrare nella mappa del mondo. Facciamo il playtest e vediamo un po' cosa succede. Ok, ci troviamo qui sulla mappa del mondo che abbiamo creato tempo fa. Adesso saliamo sull'aeronave. Innanzitutto io sto premendo il tasto Shift. E non funziona perché non ci troviamo sull'aeronave. Ok? Adesso entriamo sull'aeronave e possiamo tranquillamente passeggiare con l'aeronave, come ben sappiamo. Possiamo premere M e togliere M per vedere la mappa del mondo, come vi ricordate negli scorsi episodi. Adesso ci troviamo sulle montagne e premo il tasto Shift. Ta-da! Ci troviamo sull'aeronave! Abbiamo creato il nostro interno dell'aeronave, non è fantastico? Possiamo inserire quello che vogliamo, il nostro sistema di crafting, quello che vogliamo, insomma. Diciamo che vogliamo uscire dalla nostra aeronave, questa assomiglia molto all'aeronave di Final Fantasy IV, comunque. Premiamo invio e mi chiede vuoi navigare? Io dico no, oppure dico sì e mi ritroverò sulla mappa del mondo già con l'aeronave! E questo funziona anche se ci troviamo in mare, guardate, dentro l'aeronave, fuori l'aeronave. Ok, inserire quella mappa di attesa ci ha permesso di uscire dall'aeronave anche in situazioni dove ci troviamo in punti dove l'aeronave normalmente non può scendere. E quindi spero vivamente che questo tutorial vi sia piaciuto. Se avete domande o perplessità, chiedete come sempre. Io vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, a condividere il video su Facebook o su Twitter dove vi va per supportare la serie. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video qui su Shido Lionheart. Ciao!